sì! Dimmele! Senti, Fra! Sparale! Mi sono iscritta da poco a Zumba ed è fantastico, dovreste provare! Perché non venite con me? Perché l'idea di arrancare scordinata, impacchettata dentro leggings verde pisello è la cosa più lontana dal mio senso d'autostima. Vabbè, Cimo, non cominciamo così però. Ma che non cominciamo, Fra? Io capisco se sei una pischella e c'è il senso del ritmo, ma se lì dentro ci vado io paro un canguro zoppo su un campo minato. Sì, cerca il tuo bambino e fagli fare una mezz'oretta di scivolo. Le, piccolo latticino in un mondo de coliche. Ma lei te l'ha detto un po' con sti modi da trasportatore de fieno. Però c'ha ragione, se lei non si sente forse non è il caso che venga. Ma come perché lei, mannaggia quelle che vanno in palestra truccate, come perché? Ma se io l'ultima volta che ho fatto attività fisica è quando mi ha rincorso il cane dalla vicina, tu mi chiedi perché? Ma poi perché devo andare a fare un'attività che da fuori sembra una medusa coi tic? La marchesa di Castiglione del Lago voleva dire che forse non essendo capace a ballare magari non è l'attività adatta a lei. Ma no, ma è una cosa alla portata di tutti ed è molto divertente. Ma alla portata di tutti che? Lei, mannaggia le scarpe da ginnastica fucsia, ce ne fosse uno che va nella stessa direzione. Ci sta quello che alza le braccia, l'altro alza una gamba, uno si butta per terra, visti da fuori sembra una comitiva a caccia de mosche. Sì, cerca il cerchio della serenità e saltaci dentro tipo circo. Le, piccolo costumentero in un mondo dei bikini a triangolo. Ma lei te l'ha detto un po' con sti modi da fioraio notturno. Però c'ha ragione, proprio facilissimo non è. Ma sì, vi dico, guardate che l'importante non è ballare bene, ma muoversi e divertirsi tutti insieme. Ma levita davanti, per favore. Stai calma. Toglimela da davanti, ho detto, prima che tocca scegliergli una foto bella. Ma che ho detto, scusa? Ma come che hai detto, lei, mannaggia la speranza di dimagrire entro giugno? Come che hai detto? Mi stai a dire che le cose importanti sono muovesi e divertirsi e tu mi chiedi che hai detto? Io due cose odio nella vita, muoveme e divertirmi con gente che per divertirsi se deve muove e tu mi vuoi portare a Zumba. Ma chi sei, Barbie regina del fitness? Sì, cerca il fiume della tranquillità e lavatecele le mutande. Le, piccola ragosta in un mondo di spaghettoni. Ma lei te l'ha detto un po' con sti modi da verniciatore dei pescherecci. Però c'ha ragione, se non le piace non insisterei. Pure perché io la prima volta che Beatrice motivatrice mi urla dai forza non ti fermare e mi faccio da 16 anni senza condizionale. La duchessa di Salso Maggiore voleva dire che non ha la giusta motivazione per venire con te. Ma ci si diverte e si resta in forma, se non prova non lo saprà mai. Io se una vestita da pappagallo mi obbliga a fare l'alligalli in mezzo a una sala di gente sudata so benissimo che cosa succederebbe. Stai calma tu, le, allora andiamo per esclusione. Pensi che se una persona non abbia voglia di fare un tipo d'attività fisica è il caso di spingerla esageratamente a farla? Non credo! Appunto! Pensi che quel mood di colori e allegria si addicano a delle persone come C che di notte dormono abbracciate all'orsetto del rancore? Non penso! Appunto! Pensi che trovarsi in una sala piena di gente fomentata possa giovare a una persona che di base porta in giro l'odio al guinzaglio? Ne dubito! Appunto! Allora la risposta è una sola, Le. E cioè? Che piuttosto che venire a Zumba mi vado a fare mezza giornata dentro un cantiere dei condomini. Diciamo che come riassunto era efficace. Perché sto il faro luminoso dalla chiarezza comunicativa. Sì, va bene. Ok! Ma quindi non volete provare nemmeno una volta? Ecco, la M sta a salì. Che cosa? Una macarena dei schiaffoni. Aspetta, ci parlo io che sono più calma. Ecco, brava, parlaci te. Le, piccolo fungo velenoso nella nostra cesta di porcini. Tu puoi fare tutta l'attività fisica che vuoi e tutte le volte che vuoi. L'unica cosa che non puoi fare è continuare a chiederci di accompagnarti, perché piuttosto noi ci facciamo segare le caviglie. E meno male che eri più calma, sei reagitata che gli facevi una ceretta con la fresatrice. E che ho perso la pazienza nel mentre. Quindi non ci venite? No, Le. Pure perché se è vero che noi passiamo la prima metà della vita a rovinarci la salute e la seconda metà a cercare di guarire, permetti che mo che sto in mezzo voglio essere lasciata in pace? Te posso dirci? Sto misto tra Leonardo da Vinci e un pescatore di Civitanova è un po' too much. Quindi vado da sola? Sì, Le. Fai amicizia là. Ma dici? E scusa. Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.